Ciao a tutti, sono Mondo dello Spettacolo, benvenuti alle ultime notizie di oggi. Ha colpito la battuta fatta dal comico Pucci nei confronti di Tommaso Zorzi, considerata da molti omofoba, ed è arrivata la risposta del diretto interessato dopo quanto accaduto durante il suo show. In queste settimane Andrea Pucci è impegnato nel tour di spettacoli comici intitolato In Tolleranza Zero, titolo fin troppo profetico vista la vicenda sorta in questi giorni. Nelle ultime tappe del suo show ha preso di mira Tommaso Zorzi attraverso una battuta riguardante l'utilizzo di tamponi, indicando una determinata parte del corpo. Il riferimento è stato considerato omofobo, con Zorzi venuto a conoscenza della battuta da un'amica presente allo spettacolo del comico. Tra l'altro non sarebbe la prima volta in cui il giovane conduttore sarebbe stato preso di mira da Pucci, ma in questo caso si sarebbe andati oltre. Chiamato in causa, l'ex concorrente del Grande Fratello, e di recente volto di Discovery, ha fatto presente dell'accaduto. La notizia di conseguenza ha fatto il giro del web, dove si è fatta sentire l'indignazione per la gag risultata inopportuna. La prima reazione, le parole di Zorzi sono state pesanti in merito ed esprimendo la propria delusione per quanto accaduto, ha apertamente dichiarato come tali battute non facciano ridere e siano più da anni 80, non esprimendo al meglio il concetto di comicità in questi tempi. Nel suo discorso ha poi messo a confronto se stesso con la moglie del cabarettista. Qualora nello sketch il soggetto fosse stato diverso, a suo modo di dire, Pucci non l'avrebbe presa benissimo. Inoltre, per le affermazioni pesanti, ha preteso le scuse del comico per come si è espresso nei suoi confronti. Replica del cabarettista, sino ad ora le scuse non sono arrivate, e per alcune ore lo stesso comico non ha dichiarato nulla sulla vicenda, nonostante fosse stato interpellato da giornalisti. Fino a quando ha deciso di rompere il silenzio attraverso i canali social. Nel suo profilo su Twitter ha infatti postato una foto di Papa Giovanni Paolo II mentre sbadigliava, sotto l'immagine Andrea Pucci ha scritto testuale, che noia le polemiche, accompagnato da una risata. Le parti chiamate in causa sarebbero dunque ancora distanti dopo la recente polemica scoppiata nelle ultime ore. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.